Ci hanno messo 5 giorni per escogitare come non rispondere a quello che avevamo chiesto riguardo l'Istituto degli Innocenti, ma l'assessora Saccardi è andata oltre. Ha omesso di motivare 1 milione di euro in più spesa dall'attuale gestione per il nuovo museo, che è frutto di due varianti discusse e di un accordo bonario, e ha dimenticato che la Regione Toscana fu informata già all'epoca dal Collegio dei Revisori di Conti circa le criticità che noi stessi gli abbiamo segnalato, e qui si risale a 2 anni fa. Però è stupefacente il passaggio dove la Saccardi dichiara che non sono stati comunicati alla Regione Toscana gli atti di pertinenza del direttore e degli altri dirigenti, in quanto tali atti non risultano soggetti a controllo e vigilanza da parte della Regione Toscana. L'accordo che noi contestiamo è atto del Consiglio d'amministrazione, non dei dirigenti. Quindi ci domandiamo se la Saccardi menta o semplicemente chi di dovere non le abbia presentato gli atti che invece era dovuto presentare. Inoltre ricordiamo che l'articolo 14 della legge regionale del 2004 parla chiaro riguardo al commissariamento dell'istituto, che è doveroso quando, qualora gli amministratori di esso compiano gravi violazioni di legge, di statuto, di regolamento o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa. E la Saccardi cosa ci risponde? Che tanto questa gestione terminerà il proprio mandato il 30 agosto 2016, come dire, lasciamo trascorrere questo tempo e successivamente cambieranno le politiche. Nel frattempo però saranno passati 4 mesi e mezzo e al netto di quanto questa gestione ha già commesso e potrà essere messo all'attenzione della magistratura, ci sono già 2 procedure in corso e la Guardia di Finanza ogni giorno negli uffici, resta il nodo cruciale del cambio di statuto che sta per essere approvato e delle responsabilità politiche che sono legate a questa associazione. A tutto questo l'assessora Saccardi ha scelto di non risponderci, e questo per noi è il fatto più scandaloso che ci possa essere.